Ben ritrovati a tutti quanti, siamo sempre con il Bocca, come possiamo vedere l'ambiente è sempre natalizio e voglio proporvi quest'oggi la seconda mia ricetta del menù di Natale, ossia un bel primo piatto, un bello gnocchetto all'orata, con dell'orata con l'occhio azzurri come Paul Newman, piatto semplice, facile e che anche a Natale non bisogna troppo ammattire. Allora, gli ingredienti per due persone sono molto semplici, ci vorrà circa 2 etti e mezzo doratina fresca nostrale, me l'ha garantito il mio amico Andrea, ora tanto poi si assaggia, poi lo becco prima o poi. Un po' di pomodorini, proprio una manciata di pomodorini che voi precedentemente avete tagliato e avete messo a scolare, perché deve perdere un po' di acquina, un po' di prezzemolo, uno spicchiettino d'aglio e naturalmente gli gnocchi, questi sono fatti in casa, non da me, perché non c'avevo il tempo. Comunque un giorno ve le farò vedere anche ve lì, quando trovo le patate meglio io. Un po' di peperoncino, del sale quanto basta e olio di vello buono che anche a Natale non deve mancare, mi raccomando. La prima cosa da fare sarà quella di sfilettare la nostra orata. Molto semplicemente prendete l'orata, io me la sono già fatta sbuzzare e mi sono fatto levare anche le garge e l'ho fatta anche squamare e allora andrò a incidere proprio dove c'è la coda, con un coltello bello affilato naturalmente e che abbia questa flessibilità. Mentre sfilettate dovrete sentire la lisca proprio sotto il vostro coltello. Spingendo verso la lisca continuerete ad andare in avanti e a incidere il pesce. Arrivati proprio alla testa non ci sarà bisogno che fare un altro gesto. Praticamente incidere tutto questo archettino qua, vedete? E il gioco è fatto. Naturalmente qui ci sarà un po' di ciccina che dovrete raschiare. Guardate che bellezza, eh? Ecco un trucchettino per non lasciare nulla al caso, vedete? Questa è tutta ciccina buona. E poi passate dall'altra parte. Pesce nostrale, ve lo dico, si può notare anche dal pochissimo grasso che c'è. Di solito quelli d'allevamento hanno un bel po' di grassino quando lo sfilettate. Questo ha fatto palestra tutto l'anno. A questo punto dovremo levare le lische. Come facciamo? Le sentite proprio, ci sono delle lische che sono quelle del ventre che noi andremo a incidere così, piano piano, tanto qui c'è tutto il grassettino, queste tutte lischine con un po' di carnina, allora noi le mettiamo dentro il fumetto. E poi l'ultimo procedimento per levare le lische che stanno qui voi le sentite proprio, se mettete il ditino, noi incidiamo da una parte all'altra, tutto lungo questa linea e leverete una filettina di queste maledette che vi rimangano sempre in gola, vedete queste qui, le levate proprio tutte intere, non ce n'è più, levate le lische e ora ne levate la pelle e siete arrivati al capolinea, aiutatevi con un coltello che taglia e in un attimo avrete levato anche la pelle, guardate, tac, fate così per tutte e due. Ci vediamo dopo quando io ho finito. Abbiamo sfilettato e sliscato bene la nostra ratellina. Ci sono rimasti questi 4 filettini che ora andremo a cucinare mettendo 4-5 cucchiai d'olio dentro una bella padellina. Prendete un pezzettino d'aglio, lo schiacciate. Lo mettiamo a soffriggere. Un peperoncino, anzi mezzo peperoncino perché la orata è delicatina. Se no alteriamo leggermente il profumo del mare. Prendete i filettini. Sentite già soffriggano bene, veloci, abbassiamo il fuoco se no le bruciamo e basta, invece devono cuocere piano piano, leggeri leggeri, le giriamo, nel frattempo ho messo l'acqua a bollire perché anche questo qui è un primo facilissimo e velocissimo, ci andremo ad aggiungere proprio un mezzo ramaiolino per creare un po' di sughettino. Poco basso, facciamo evaporare tutta l'acquettina, qui l'acqua già bolle, meglio così gli gnocchi saranno subito pronti per essere messi, andiamo a spezzettare tutta l'oratina che è già cotta, si può notare, poi anche se rimane leggermente crudina va bene uguale. A questo punto non ve l'avevo detto ma ci va proprio pochissimo ramerino, proprio una puntina per insaporire, ora
proprio in questo momento, quando spezzettiamo proprio il pescettino. Ecco fatto, proprio ha dato un sentore, e allora lo possiamo anche togliere insieme all'aglio. Se trovate l'aglio, lo levate insieme, eccolo qua, al ramerino. Devono cuocere proprio 30 secondi. Ora cosa facciamo? Alziamo, fuoco bello vivo, andiamo a buttare quei pochi pomodorini che abbiamo tagliato, li dobbiamo fare prendere una bella stinatina aggiungendo un po' di sale, e andiamo a buttare anche i nostri gnocchi, così nel tempo che loro cuociano il nostro sughettino sarà pronto. Il nostro sughettino è già pronto così, devono prendere una leggera scottatura i nostri pomodori, non devono proprio cucinare al 100%, ora c'è solo da aspettare che lo gnocco venga su. Con una schiumarola aiutate lo gnocco girandolo. Quando gli gnocchi sono venuti su vuol dire che sono pronti. Sono pronti per essere scolati dentro la nostra padella, che avremo riacceso ovviamente. Un pochino alla volta, ci buttate anche un po' d'acqua di cottura, non gli fa male per saltare la nostra pasta, i nostri gnocchi, anzi gli fa buono. Un po' di prezzemolo mentre le saltate. Un'altra leggera ramaiolatina di questo fumet di pesce fatto naturalmente con gli scarti dell'orata. Sentite come manteca durante il sarto della pasta, la rigirate e rigirate. Prima o poi, vedete, guardate che inizia, sembra che ci abbia messo la panna, è cambiata quasi. È vero? È tutta lucida. È tutta lucida. 30 secondi, lo gnocco fa anche presto asciugare, sicché se lo volete servire cremoso lo potete tirare via prima, un minutino prima che abbia proprio tutto asciugato, perché mentre che ve lo portate in tavola lo gnocco impolpa tutto il sughettino. Allora spegniamo, prendiamo un ramaiolone per bocca e ora vado a servire la porzione da Andrea, che ci ha bisogno di crescere, vero Andrea? Beh. Se crescite l'altro, che altro allarghi te, vieni. Era meglio se cresceva. Beh. Ecco fatto. Una porzione per una persona. Se volete potete darci ancora un pochino di prezzemolo. E per tocco finale un gocciolino di olio di vello buono. Proprio due goccioline e il piatto è tanta roba, facilissimo da preparare, e farete un figurone naturalmente usando rovina buona. Se usate l'orate d'allevamento vi consiglio di metterci un po' di vino per dargli un po' di brio, perché se no non è proprio la stessa cosa. Ora, dato che ci siamo, ne do anche un assaggio, tanto per levarmi il vizio, no? I gnocchettini ho comprato sono buoni, ma il sughettino sembra di averci il mare in bocca, No, il bocca è mare. E con questo buonissimo assaggio auguro a tutti un buon Natale, ricordandovi una cosa molto importante per me, Andrea. Il 16 di dicembre in edicola insieme al Tirreno uscirà il nostro primo libro, Il mare in bocca. Un'esperienza bellissima, vissuta a 360 gradi con me e con Andrea, bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato durante questo percorso e un bacione a tutti voi. E ci si vede sabato 16 dicembre in edicola con il mare in bocca.